Allora, la prima domanda è se siete stati spettatori delle prime due edizioni oppure Sì, l'abbiamo guardato. no. Anche per capire di non replicare cose già fatte, cioè trovare anche degli strumenti per essere originali. Avete un po' studiato quindi prima, ma lo conoscevate Pochino. già? Ce l'avete Sì, visto da... certo. Sì. Sì, da spettatori dici, non Esatto, da puramente direttamente spettatori. coinvolti. Sì, l'avevamo visto. Forse non tutto, No, non mi forse non ricordo. tutto. Abbiamo visto la seconda edizione cioè, mentre era appena era uscita, mentre la prima La l'abbiamo prima abbiamo recuperata. recuperata. Okay. Qual è stata la parte più difficile di Celebrity Hunted? C'è stato un momento in cui avete detto chi ce l'ha fatto fare? No, però ero molto condizionato da un problema fisico che ho avuto, quindi in realtà è comunque un gioco che prevede una componente fisica non indifferente, perché devi comunque scappare con lo zaino, perennemente in movimento. Io non stavo particolarmente bene, non scherzando, diciamo che sono stato la sua zavorra e che probabilmente senza di me, insomma, ci sarebbe stata poca speranza per tutti gli altri già in partenza, senza svelare come è finito, però effettivamente mi sono sentito un po' limitato. È stato veramente una zavorra? Poretto, sì. Esatto. Però, come dico sempre, sono il bastone della sua vecchiaia, quindi questo è l'inizio di quello che mi spetta. Esatto, un assaggio. Cosa vi siete portati via invece come, da questa esperienza? Poi alla fine Lo ti mette zaino mi sono tenuto io. No, ma che cosa? In realtà, la cosa divertente è che ti riscopri un po' quello che diceva Luca. Arrivavamo da un anno di pandemia, di pochi viaggi, di poco tempo per noi, perché ammetto non lasciamo veramente mai la nostra bimba, quindi siamo portati via un momento di leggerezza che forse un po' per le responsabilità, per gli impegni, per quello che era tutto, cioè, la condizione che tutti stavamo vivendo, è arrivato in un bel momento, nel senso che ci ha portato leggerezza, ci ha ridato un po' di possibilità di stare con degli amici che non vedevamo da tempo, di farci un piccolo tour in Italia. Quindi alla Quindi fine è servita come terapia di coppia? Cioè ha no, ma non ci funzionato? serve, cioè boh, adesso lo dico, tra 2 giorni ci lanciamo i piatti. No, Non abbiamo difficoltà di comunicazione, che se abbiamo dei problemi ce li diciamo. Quindi fin non, troppo. esatto, non Non è abbiamo. stata una prova, diciamo, perché No, probabilmente. anzi, devi fare un pelino più di attenzione perché noi siamo estremamente schietti e sinceri l'uno con l'altro, anche a costo di poi di discutere. E lì comunque ci sono le telecamere, senti la presenza di qualcuno che ti inquadra. Quindi. Nel nostro concetto di riservatezza c'è anche quello di divertirci a fare un gioco davanti alle telecamere, ma anche mantenere il privato privato. È una fuga, non è una terapia di coppia. Questo Certo, è un è gioco intrattenimento divertente di poi. intrattenimento, non è un reality, quindi è diverso. Assolutamente. Per chiudere, che tipi di spettatori siete oggi invece? Rispetto a cosa? Rispetto a quello che passa in TV, al cinema, insomma, riuscite a essere ancora essere degli spettatori? Sì, degli spettatori sì, se devo trovare un aggettivo, adesso sono un po' annoiata da quello che vedo, nel senso che mentre all'inizio, non so, parte X Factor, che era il nuovo format, parte... adesso ho un po' la sensazione che però è anche vero che tutto un attimo, secondo me è un momento di grande ripresa e dopo una grande crisi forse accadono sempre delle cose belle. Allora adesso secondo me, visto che la creatività è stata ferma per tanto, per tutti, e il nostro è un E ci c'è lavoro tanto. creativo, mi auguro che adesso raccoglieremo i frutti di quelli che sono stati questi momenti in cui uno ha potuto Riflettere. riflettere e far sì che succedesse qualcosa di bello. Però post pandemia o durante la pandemia anche quello che purtroppo c'era, ammetto, non c'è niente di particolarmente innovativo che mi Cosa? appassiona, salvo delle serie fatte Sì. benissimo, però parlo proprio di programmi. C'è una cartina attorno al sole, perché noi la nostra giornata finisce intorno alle 10:30-11, riusciamo a mettere a letto Nina definitivamente, finita, ci sediamo. Se io mi addormento subito, cioè dipende da quanti minuti passano dal momento in cui mi siedo a quando mi addormento, per Pochi. verificare la qualità di quello che stiamo vedendo. E tendenzialmente mi addormento dopo 4-5 minuti.
Quindi servirebbe un thriller di Hitchcock forse. Se invece troviamo la cosa giusta, no, riesco a resistere. Beam walking proprio stai lì incollato, è tanto che non succede. Grazie mille. Grazie.